Dell'incredibile, siamo a Roma, fine luglio. Paola, 29 anni, studentessa, ragazza straordinaria, muore a casa davanti agli occhi della sorella Rebecca, dopo aver aspettato un'ambulanza per oltre 2 ore e mezzo. Oh, ma Come ti senti? sto troppo male. Vogliamo soltanto sapere se poteva essere salvata. Come va? Male, sto uno schifo. Ma non gli puoi dire nulla. Mi ignorano, dicono che mo arrivano, sono impegnati. Ho chiamato e ho detto scusate, io sono 2 ore e mezza che chiamo, non è possibile, mia sorella sta sempre più male, cioè non è possibile, venite subito. Quando sto per arrivare puoi scendere al cancello e darmi una mano che non ce la faccio più da sola. Allora, qui c'è la mamma di Paola, la signora Temiza, grazie. Io chiedo veramente silenzio in studio, potete immaginare la delicatezza di un caso di questo genere dove c'è una famiglia che chiede giustizia e verità. C'è Rebecca, la sorella di Paola, che ha visto davanti la morte di una sorella. Il legale della famiglia, Aurelio Padovani, grazie di essere qui. E poi i nostri ospiti, Rosario Trefiletti, Cerusico, l'avvocato Sarno è rimasto. Allora, Rebecca, se te la senti, se possiamo iniziare dal tuo racconto, anche perché poi qua io ho, diciamo, una risposta della direzione generale di Ares, adesso la leggerò. Allora, Rebecca. mia sorella giovedì era al lavoro, si è sentita male, ha cominciato ad avere dei crampi allo stomaco, fortissimi, al che mi ha avvisato al telefono, mi ha detto sono andata in ospedale perché ho dei crampi fortissimi alla pancia, veramente non so che succede. Ho aspettato che le dicessero qualcosa, le hanno detto che era semplicemente una possibile colite, quindi lei era anche, diciamo, tranquilla, diceva soltanto non ce la faccio più. Mi hanno semplicemente dato 2 antidolorifici e non mi fanno nulla, sto veramente morendo dal dolore, mi dice. Al che stavo aspettando comunque delle analisi, le hanno fatto una radiografia, una radiologia per capire cosa avesse, però ancora non sapeva certamente cosa stesse accadendo. E io le ho detto, ho capito che facciamo, e lei mi dice, io torno a casa perché tanto non sono impegnati, non, mi hanno lasciato qua in attesa, non mi stanno facendo nulla. Alle 5 è tornata con il taxi, ha lasciato l'ospedale dicendo che perché tanto non la stavano seguendo. L'ho aiutata a salire su a casa perché stava veramente male, stava tutta piegata. È salita a casa, da lì si è messa a letto e il giorno dopo è andata a dormire, il giorno dopo mi ha chiesto di prenderle de degli antidolorifici generici. Dopodiché il venerdì tutto il giorno è stata a casa. Si lamentava di questi crampi alla pancia, ma era comunque a letto, non sembrava, aveva semplicemente questi crampi, continuava a prendere, aveva preso semplicemente due pasticche di antidolorifico e il giorno dopo, dal nulla, mi chiama, mi dice Rebecca, chiama l'ambulanza, Luna strilla. Ho chiamato l'ambulanza perché lei mi ha detto non sento mani e piedi. Mamma mia. Questo era Luna, la prima chiamata che ho fatto era Luna. Chiamo, non solo dico che non si sentiva mani e piedi, ma dico tutta la situazione, che lei era stata al pronto soccorso, che era una possibile colite, ma non era certo perché non c'erano dei referti, delle analisi. E le ho spiegato che stava sempre male, stava peggio ora. Mi rimandano un'altra persona nella chiamata, mi sviano la chiamata e dicono ok, ora arriva l'ambulanza. Quindi ho parlato con 2 persone differenti. Questa è la prima chiamata. Poi ho richiamato un'altra volta, per la seconda volta. Ridicendo di nuovo la situazione, era come se ogni volta parlassi una persona diversa. Di nuovo la storia da capo, un'altra volta, di nuovo mi sviano la chiamata, di nuovo mi dicono ok, arriva un'ambulanza, questa è la seconda volta, perché mia sorella mi aveva detto non sento la lingua, al che infatti non Però riusciva neanche a sentiva le parlare. gambe, Le le braccia. mani, le mani, i piedi, poi la lingua, al che non riusciva neanche a parlare, neanche a dire i suoi sintomi, perché era come se avesse, diciamo, qualcosa in bocca quando parlava. Infatti mi dicono ma la lingua bianca, controllo, dico sì.
Chiamo un'altra volta perché mi dice non ci vedo, Rebecca non ci vedo, non riusciva più a vederci. Ho chiamato la terza volta, un'altra volta. L'ambulanza dopo quanto è arrivata? L'ambulanza è arrivata la quarta volta dopo 2 ore e 37. 2 ore e 37? Esatto. Alle 3:40 era a casa. Alle 3:40, capite anche voi che diciamo è ben tardi. Che cos'è successo a quel punto, Rebecca? A quel punto Paola era già in shock settico, era completamente paralizzata, non era morta ma ormai era tardi. Hanno fatto degli interventi, le hanno fatto delle punture, diciamo, non so cosa hanno fatto lì, ma comunque hanno cominciato la rianimazione dopo, sarà stata mezz'oretta, hanno cominciato la rianimazione durata un'ora. E io là mi chiedo, non poteva essere portata in ospedale direttamente, subito, dato che già siete arrivati in ritardo di 2 ore e mezza? Allora, Artemisia, io immagino che sia molto per te oggi molto difficile parlare. Intanto chiedo al tuo avvocato, al vostro avvocato, che cosa, intanto come vi siete mossi, che cosa chiedete e soprattutto rispetto a questo ritardo di 2 ore e 3 quarti quasi dell'ambulanza, qual è la vostra posizione? Noi abbiamo presentato una denuncia presso la Procura del Tribunale di Roma. Ci sono delle indagini in corso e quando ci sono delle indagini su un caso così grave la cautela è d'obbligo. Purtroppo ci sono altre cose che Rebecca non ha raccontato, perché le persone che sono arrivate nel momento in cui hanno iniziato a rianimare non sapevano che cosa fosse successo prima. Cioè queste 4 telefonate sono state completamente inutili. Perché chi è arrivato non sapeva che cosa, quale situazione medica dovesse fronteggiare. Come se non bastasse, forse in un tentativo di deresponsabilizzarsi, dopo il decesso è successa una cosa ancora più grave. Hanno cominciato a setacciare la casa alla ricerca di sostanze stupefacenti. Chi ha iniziato a setacciare la casa? Le persone che hanno fatto la rianimazione. Potete chiedere ma conferma a Rebecca. No. L'abbiamo messo agli atti e Rebecca lo può confermare. C'erano 4 medici, non le 2 persone che hanno fatto la rianimazione, ma era un altro medico che era lì che poi mi ha detto che Paola non c'era più. Ma è un'accusa gravissima questa. Cioè, loro pensavano... Mi faccia capire, hanno iniziato a cercare pasticche, siringhe, sostanze stupefacenti, attribuendo la causa del decesso a un'overdose. Nonostante le 4 precedenti telefonate, nelle quali a 8 operatori diversi si è spiegata dettagliatamente la situazione, si è spiegato proprio l'iter, l'escalation drammatica, tragica che ha portato al decesso. Artemisia, si sente di dire qualcosa in questo momento? Perché qua, chiaramente i nostri ospiti, vede, ci sono medici, avvocati, cioè 3 filetti che rappresentano l'associazione consumatori. Io, credetemi, io non ho mai sentito una cosa del genere, mai. Ma in tanti anni che mi occupo anche insomma, di casi di presunta malasanità, ma io sono senza parole. Posso dire soltanto che è una cosa assurda. In un paese civile come Italia, in una città metropolitana come Roma, un sabato 23 luglio a ora di pranzo che l'ambulanza viene dopo 2 ore e 40, non c'è, effettivamente sembra che è una cosa da non credere. Invece è andata così. Posso chiedere la zona dove stavate, Rebecca? Boccea. Casalotti, esatto. A Boccea, cioè non una zona lontana da raggiungere. Vicinissimo al San Filippo Neri, per esempio, al Gemelli. Con tanti ospedali vicini. Vicinissima. Rosario, una sentiamo cosa gli del ospiti. Genere è francamente insopportabile. Non può essere che avvengano questioni sia all'interno del pronto soccorso e poi anche delle visite susseguenti, ma l'autoambulanza, guardi, guarda pure la sua telecamera, è quella, Rosario. L'autoambulanza che mi arriva dopo 2 ore e mezza, ma stiamo veramente scherzando? Da qui bisogna andare in fondo e capire dove sono le responsabilità. Perché noi abbiamo una sanità francamente stupenda, nel nostro, gli eroi del nostro tempo per la pandemia, ma è mai possibile, proprio per la divisa di questo sistema,
Noi dobbiamo andare fino in fondo e colpire dove ci sono state non delle disattenzioni, ma addirittura delle colpevolezze. E bisogna assolutamente andare fino allora, in fondo. Allora, Cerusico, questo fatto che voi, noi abbiamo appena sentito che sarebbero andati lì dei racconti dell'avvocato, dei familiari, per cercare qualche siringa, qualche sostanza stupefacente. Bravissimo. Io, se fosse vero e confermato tutto quello che loro stanno raccontando, io la trovo di una gravità enorme. Una gravità perché nelle indagini intanto non sono i medici che vanno a cercare, ma casomai sono gli inquirenti e non i dottori che hanno partecipato, diciamo, alla rianimazione di una persona. Allora, qui c'è chiaramente una chiara fase di disorientamento di queste persone che sono arrivate con un ritardo estremo, non si capisce la motivazione, perché c'è proprio anche una legge del sistema sanitario nazionale che prevede che entro 18 minuti un'ambulanza deve arrivare nello Stato italiano. Qui passano 2-3 ore con varie chiamate, c'è uno scollamento sull'organizzazione, ma qui bisogna lavorare, e mi auguro adesso col nuovo Ministro della Salute che ci sia un potenziamento delle emergenze, perché un paese evoluto si basa su 3 cose: la salute, la sicurezza e l'istruzione. Qui è proprio il primo punto, è proprio saltato. Ma qui c'è da dire una cosa molto importante, Eleonora: qui nel potenziamento delle emergenze, qui mancano il personale medico, il personale paramedico. Qui siamo ancora in uno stato che prevede che per entrare a medicina c'è il numero chiuso, e per poter entrare a medicina uno deve fare un quiz sapendo quanti gol ha fatto un calciatore nel 2016. 27.000 domande di iscrizione a medicina con 16.000 persone che possono entrare, non c'è meritocrazia, pertanto mancano i medici, mancano le strutture, mancano le ambulanze, non ci sono delle macchine accessibili. Ma qui non è che mancava l'ambulanza, ragazzi, ma non è arrivata, non è arrivata, tra l'altro con un ospedale, con due ospedali vicini, Eleonora, abbiamo il Gemelli e il San Filippo Neri a 2-3 km di distanza, quella è un'ambulanza che in 5 minuti, sulla base del racconto della signora che chiedeva un'urgenza, anche chi capta questa notizia deve gestire un triage, che può essere, in quel caso era un triage rosso, perciò un'emergenza immediata. Qui c'è proprio... Allora, avvocato, mi scusi se mi soffermo su questa vicenda, ma l'avvocato di questa famiglia ha detto che poi sono entrati in casa? In quante persone sono entrate in casa? Per vedere se c'erano delle siringhe o se c'era droga in casa? Sì. Quanta gente è entrata in casa? Prima erano solo arrivati 2 medici che hanno fatto la rianimazione. Dopo, quando hanno visto che era grave, è arrivata un'altra ambulanza di quelle piccole. Invece di fare la rianimazione guardavano se c'era della droga? Io non capisco. No, prima hanno fatto quello che hanno fatto. Quando ormai, diciamo, era un'ora che facevano la rianimazione, quindi si poteva ben capire che non c'era più nulla da fare, hanno cominciato, mi hanno detto, noi cerchiamo se... perché si è fatta di qualcosa, si è presa qualcosa, cosa è successo a questa ragazza? Continuavano a chiedermelo come se le risposte dovessi darle io e non loro. E hanno controllato e infatti non avvocato, hanno trovato nulla. Ma... Allora, in una normale situazione di rianimazione di un paziente, questo può accadere o no? Questo sì. Avvocato. Allora, io resto veramente fortemente perplesso, senza voler dare responsabilità, perché poi ci saranno gli organi giudiziari che verificheranno le responsabilità e come si sono dipanate. Oggettivamente il medico fa il medico, la polizia giudiziaria fa le indagini, il magistrato del pubblico ministero sovrintende alle indagini. Non è possibile che nel momento in cui c'è un intervento così serio e così importante, che va ad interfacciare con il bene supremo, che è la vita di una persona, dei soggetti che sono deputati semplicemente a fare un intervento di carattere medico-sanitario, vadano a rovistare all'interno di un'abitazione per verificare se ci sono delle prove di qualcosa, quasi come se fossero agenti di polizia giudiziaria che stanno perquisendo un'abitazione per un reato che è stato commesso, per cogliere le tracce del reato. È veramente una cosa assurda. Ora, noi non sappiamo i fatti, ma io... mi fido completamente di quello che il collega e che la signora ha detto qui quest'oggi, e sono convinto che se le cose sono andate così la magistratura sicuramente aprirà un fascicolo processuale a carico di varie persone, perché chi ha fatto questo sicuramente ha tenuto un comportamento illegittimo e contralegge. Premetto anche il fatto che Paola era donatrice di sangue da anni, quindi un ulteriore presso centro donazioni dei Gemelli. E gli ultimi 2 anni mi ha trascinato anche a me. Mamma, vieni con me, perché è una cosa buona, fai del bene. Nel caso c'è bisogno di un intervento, noi abbiamo la precedenza davanti agli altri.
E adesso, se, vedendo come è andata a finire, secondo voi io che dovrei fare? Signora, ma lei ha, signora, lei ha perfettamente ragione. E il dramma di tutto questo è constatare in un paese straordinario come il nostro, perché è un paese straordinario per tante cose, l'incapacità di comunicazione tra una sala radio, tra un'ambulanza e i medici che salgono su quell'ambulanza, perché arrivare in un'abitazione e non sapere qual è la situazione rispetto alla quale bisogna fare intervento, oggettivamente, mi dispiace che siamo qui a parlare di un caso che... Mamma mia. La peggiore delle tragedie per noi genitori è dover sopravvivere ai propri figli. Io capisco il suo dramma, però che questo dramma non resti un qualcosa di silente, ma da qui si riparta per mettere a posto certe cose. Poi voglio risentire l'avvocato perché devo leggere questa comunicazione. Cominciamo col dire, primo, io sono perfettamente d'accordo con la denuncia che è stata fare e diciamo anche al futuro governo di prendere posizione su questo rispetto al massacro che è stato fatto del personale sia medico che paramedico all'interno degli ospedali. Sì, però parliamo adesso di questo caso, Trefilete, mi scusi, perché sennò andiamo a generalizzare. Qua c'era l'ambulanza, ma arrivo al punto. Dopo due ore, tre quarti. Arrivo al punto, ma io sono proprio d'accordo su questo. Al di là delle denunce di carattere generale e strutturale, il problema che si pone è come in una città come Roma, ma anche in una cittadina dell'Abruzzo, voglio dire, come mai arriva dopo due anni, dopo due ore, chiedo scusa, un'ambulanza. Questa è una cosa assolutamente... Allora, adesso la risposta noi ce l'abbiamo, avvocato. Sì, ma chiedo... Gliela leggo. No, ma chiedo che ci siano delle verifiche su questo. Allora, un po' di acqua, poi se ci aiuterà anche lei a farla insieme come associazione consumatori. Allora, appena presa dai media la notizia, la direzione generale di Ares 118 ha immediatamente disposto un audit clinico sul decesso della giovane Paola. Lo state vedendo adesso. Questa comunicazione, l'indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico nell'assicurare massima celerità e trasparenza, si coglie l'occasione di formulare il più profondo cordoglio ai familiari e ai cari della giovane. Allora, avvocato, io le chiedo questa cosa. Innanzitutto voi avete fatto denuncia sia in sede civile che in sede penale, ma soprattutto in sede penale per ora, per quello che lei sta seguendo. Da quanto l'avete fatta adesso? Una ventina di giorni. Ecco, per cui l'indagine non ci sarà solo interna all'Ares, ma ci sarà un'indagine penale di magistrati, di inquirenti che seguiranno il tutto. Ora le chiedo adesso, avvocato, di dire un attimo che cosa chiede la famiglia, ma soprattutto... che cosa si può fare perché vengano ed emergano con chiarezza le responsabilità, anche in quanto lei mi ha raccontato un fatto gravissimo. Purtroppo vero. Cioè, sarebbero andati a rovistare nelle cose di questa ragazza per mostrare che era drogata, questo è, che è morta di overdose, questo è quello che voi mi state dicendo, l'accusa vostra. Non l'accusa, purtroppo è quello che è successo. Io non c'ero. È quello che ha raccontato la sorella, una ragazza di 19 anni, che si trova a gestire una situazione per la quale nessuno al mondo è strutturato, meno che mai una 19enne. Questa ci sarebbe una giustificazione qualora vorressero capire meglio cosa stava succedendo. No, non funziona così. Fatemi finire. Ma se invece non è così. L'hanno fatto dopo. La cosa è gravissima. No, no, ma anche solo durante. La polizia giudiziaria può fare un'indagine. Ma anche durante, loro possono fare soltanto un'indagine esplorativa, informativa. Avrebbero potuto chiedere alla sorella, assume sostanze o altre cose, ma non possono rovistare nei casetti. Sono due questioni diverse. Se uno viene in casa, siamo attenti, perché c'è uno che sta male, possono anche capire e comprendere qualche cosa in Rebecca, più. Rebecca, ma nello solo questo, vuoi dire se altrimenti qualcosa. L'ha fatto dopo, è polizia giudiziaria e sono passibili di denuncia. Siamo d'accordo, però guardate, tutto questo poteva essere evitato rivolgendo semplicemente alla sorella la domanda: come si prende fare? Qualcosa? Come e lei avrebbe risposto: non prende nulla, è donatrice di sangue. Questo si sarebbe potuto avrebbe evitare tagliato la testa al toro. Avvocato, tutto questo si sarebbe potuto evitare in quanto le telefonate fatte dovevano avere una linea di congiunzione. Mamma
tra gli operatori dell'urgenza. Pertanto, quando si arrivava lì e si sapeva che la ragazza era stata e aveva fatto un pronto soccorso presso un ospedale con una sospetta diagnosi, già si poteva capire che cosa poteva accadere, certo, non andare a cercare una droga, perché l'ospedale precedente avrebbe... avrebbe allora, comunque già fatto le sue valutazioni. Rebecca, sono andati a rovistare, questo tu hai raccontato, hai una telecamera davanti a te, per dire ciò che desideri in questo momento, per fare il tuo appello, soprattutto per raccontare la verità per la tua famiglia e per cercare giustizia per tua sorella. Io... è già doloroso così, non è facile, potevo lasciare tutto e andare avanti, ma non ce la faccio perché 29 anni non si può e questa ingiustizia è proprio a mia sorella, ma poi penso, no, potrebbe capitare a altre 1000 persone. Certo. Un bambino che magari il genitore si sente male, il bambino chiama e non arriva nessuno. Io mi metto nei panni anche in altre situazioni. E non è accettabile, non è accettabile. Io voglio giustizia, voglio capire cosa è successo fino alla fine. Voglio tutto, voglio sapere tutto, anche se mia sorella poteva essere salvata. Questo voglio sapere. Allora, Rebecca, lo vogliamo sapere anche noi. Io veramente vi sono vicina alla mamma, Artemisa, la tua mamma che è qui a fianco a me, una donna di grande coraggio. Il dolore enorme della perdita di una figlia in questa maniera. Io spero veramente, intanto seguiremo il vostro caso, lo seguiremo, perché anche a questo punto vogliamo sapere, il pubblico deve essere, giustamente deve essere informato. E vogliamo capire quando finiranno le indagini, con che esito. Spero veramente che ci sia grande sensibilità da parte di tutti, perché stiamo parlando di una giovane ragazza, una vita spezzata, e un'ambulanza che, rispetto all'accusa della famiglia, è arrivata dopo 2 ore e tre quarti. Vi ringrazio.